Sì, ho preparato una presentazione per mostrare un po' di esempi, per far vedere cosa serve fare per incentivare la mobilità ciclistica a Siracusa e in generale nelle città italiane. Se siete d'accordo, faccio questa breve presentazione di un quarto d'ora, 20 minuti, anche un po' per stimolare la discussione successiva che serve sicuramente a noi per raccogliere le vostre osservazioni, eccetera. Vado a condividere lo schermo. Vi chiedo se si vede. Sì, si vede. Sì. Ok. L'abbiamo preparata un po' proprio per raccontare cosa serve fare per realizzare la città ciclabile. Perché? Perché anche in un biciplan non basta una pista ciclabile, che è solo uno degli ingredienti, ma serve una visione chiara del sistema mobilità in generale e spero di mostrarlo attraverso degli esempi di esperienze virtuose. Abbiamo molto ritardo, come sapete, sulla mobilità attiva, sulla ciclabilità in generale rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo il vantaggio di poter copiare le esperienze che funzionano e non dobbiamo inventarci nulla. E quindi, se vogliamo parlare di città ciclabili, dobbiamo partire dai due problemi che caratterizzano le nostre città e anche la città di Siracusa. Il primo, lo vedete nei dati, abbiamo troppe automobili, abbiamo record in Europa di auto per abitante. Le città italiane hanno sostanzialmente il doppio delle auto del resto delle città d'Europa. Automobile che secondo una recente ricerca europea sta ferma il 92% del tempo della giornata ad occupare spazio pubblico, che potrei usare in maniera decisamente più ricca. Altro tema, secondo me, da valutare è il fatto che tutti i piani italiani ci dicono che al 40 e 50% dei tragitti che facciamo in auto nelle nostre città è inferiore a 3 km, cioè distanze che riesco a fare tranquillamente in bicicletta. E tendo a sottolineare sempre che ridurre questo uso spesso inutile dell'automobile vuol dire favorire anche chi l'automobile è costretto ad utilizzarla. Quindi non è una misura contro l'automobile, ma per rendere più efficiente il sistema mobilità. Anche perché poi di nuovo i dati ci dicono che purtroppo le città italiane siamo quelli che perdiamo più ore nel traffico a livello mondiale, ci batte solo poco. Per intenderci, sapete che ormai su Google si riescono anche ad avere i tragitti in bicicletta. Io ho provato a prendere Siracusa a mezzogiorno, un tragitto di 3,5 km verso il centro. Come vedete, i tempi in automobile e in bici sono sostanzialmente gli stessi, tranne che in bicicletta non perdo tutto il tempo per cercare il parcheggio, che sappiamo essere invece una delle maggiori perdite. In bici saresti già arrivato, cioè su queste distanze la bicicletta è assolutamente il veicolo più veloce che mi assicura i tempi di percorrenza. Le conseguenze delle troppe auto purtroppo lo vediamo anche nelle immagini che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, cioè l'auto parcheggiata in doppia fila sul marciapiede, sulle strisce. Abbiamo ormai accettato l'illegalità della sosta in Italia. Eppure, ad esempio, la sosta è uno dei temi fondamentali. Per questo diceva all'inizio non basta la pista ciclabile. Queste sono qualche esperienza europea, questa è Gröning, dove il professore ci dice chiaramente che convincere la gente a non usare la macchina, il tema è ridurre i parcheggi, cosa che sta facendo Amsterdam, per esempio, lo sta facendo Copenaghen, cioè città che conosciamo essere veramente virtuose sulla ciclabilità. Ed è una cosa che venne fuori anche col biciclan di Reggio Emilia, che ho fatto nel 2008, uno dei primi biciclan italiani, ma lo mostro perché? Per far vedere quando è avvenuto il massimo aumento di uso della bicicletta. Avevamo già realizzato tanti dei percorsi previsti dal biciclan, ma il vero aumento è avvenuto quando abbiamo aumentato l'area di tariffazione della sosta attorno al centro. Cioè questa è stata una misura più forte per assurdo rispetto alla realizzazione delle piste ciclabili che avevamo fatto fino a quel momento. Quindi è un tema strategico da affrontare se vogliamo parlare di aumentare la mobilità ciclistica.
Architetto, mi scusi, sì. Mi permetto di interrompere, certo. Perché personalmente non so se è un problema solo mio, la sento male, nel senso che sì, riesco a sentirla ma con molto sforzo, forse okay. Il microfono distante. Così si sente meglio? Lo tengo davanti alla bocca? Molto meglio, sì, grazie. No, grazie a lei. Conseguenze delle troppe auto sono poi sulla qualità delle nostre città, della strada come spazio pubblico. Abbiamo delle città bellissime, Siracusa è bellissima, ma spesso poi le strade le vediamo invase dalle automobili, quando altrove ormai, avendo ridotto fortemente la pressione veicolare, come vedete le strade si presentano in maniera decisamente più bella, più accogliente, più accessibile, più ricca. Il secondo problema è quello della violenza stradale, tema di cui purtroppo in Italia si parla poco, i numeri li leggete da soli, sono da un paese che io non ritengo civile, perché è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare, perché 40 bambini morti in un anno è inaccettabile, e su questo mi piace far vedere questo video che chiede quale sarebbe un numero di morti più accettabile. E lo spieghi molto bene, noi dobbiamo veramente avere la visione zero, arrivare a zero morti sulle nostre strade, eppure le città italiane sono tra le poche città europee in cui l'incidentalità urbana continua a crescere, come vedete il doppio rispetto alla Germania, c'è un rumore sotto molto fastidio, ecco. Il doppio rispetto alla Germania, il triplo rispetto alla Gran Bretagna con lo stesso numero di abitanti dell'Italia, confermato anche dai dati di Siracusa, purtroppo, come vedete calano gli incidenti, ma aumentano le vittime della strada, del bilancio del 2020, dove con lockdown eccetera ci siamo mossi decisamente meno rispetto agli anni precedenti. Per intenderci, questi sono dati che fanno vedere i morti per chilometro percorso in bicicletta, come vedete la differenza è clamorosa, abbiamo esattamente il doppio dei morti, addirittura 5 volte rispetto ai paesi più virtuosi, tema che riguarda purtroppo anche i pedoni, continuiamo a morire sulle strisce pedonali dove si misura il valore della vita, siamo tra i pochi paesi in cui il pedone ringrazia l'automobilista quando attraversa sulle strisce pedonali, perché la strada è considerata proprietà dell'automobile, capite che se non riesco a intervenire su questi elementi ho poco da parlare di città ciclabile, perché il tema della sicurezza, di nuovo ce lo dicono le ricerche europee, il principale deterrente all'utilizzo della bicicletta è proprio la scarsa sicurezza stradale, se non lavoro su questo tema posso fare la più bella pista ciclabile del mondo, ma se l'attraversamento rimane pericoloso, se mi superano ad alta velocità, rimane comunque poco attrattiva e quindi con poca gente usare la bicicletta. Le conseguenze le vediamo nei dati di nuovo, l'autonomia dei bambini nell'andare a scuola in Italia è sotto il 7%, confrontata a bambini inglesi che, come vedete, oltre il 40% vada sulla scuola proprio perché si è lavorata sulla sicurezza. L'incidentalità dei costi sociali che bisogna considerare, perché anche questo rappresenta il 100% del prodotto interno lordo, ed è la velocità il fattore determinante della gravità dell'incidente, cioè più riduco la velocità, più riduco la possibilità dell'incidente e la gravità. Per questo la visione ormai delle gran parte delle città europee è quella della città 30, cioè viabilità 50 all'ora sulle strade principali, tutto il resto a 30 km orari, arrivando addirittura a tutte le strade a 30. Qualche esempio, ma sono veramente ormai tantissime le città in Europa che stanno lavorando su questo tema, dirò di più.
un altro di nuovo il paese per virtuoso per eccellenza sulla ciclabilità, l'Olanda, l'ottobre scorso ha votato per il limite di 30 all'ora su tutte le strade urbane di tutte le città olandesi. E la stessa cosa addirittura dall'11 maggio scorso, la legge spagnola prevede che tutte le strade siano a 30 km orari di tutte le città, tranne le strade che hanno due corsie per senso di marcia, tutto il resto a 30 all'ora. Come vedete, è un tema fondamentale che dobbiamo affrontare assolutamente se vogliamo parlare di incentivare la mobilità attiva, anche perché poi i tempi di percorrenza in città tra i 50 e i 30 cambiano poco, di nuovo ce lo dicono i dati, ma soprattutto in questa settimana, che è la settimana europea mondiale della sicurezza stradale delle Nazioni Unite, c'è stata una prima adesione da parte dell'Unione Italiana Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica proprio sul tema Città 30, ma addirittura anche delle società come le assicurazioni, addirittura un produttore di pneumatici che supporta il tema della velocità 30 in città. Era un ambiente più sicuro, amichevole, più verde per automobilisti, ciclisti e pedoni senza aggiungere tempo al suo tragitto. E qualcosa si muove, nel senso che Olbia nella settimana scorsa ha fatto una delibera per Olbia a 30 km orari. Qualcosa si muove anche in Italia. Ho fatto questa introduzione per far vedere come le esperienze ci dicono proprio di dover lavorare sulla sicurezza, sulla riduzione dell'incidentalità e la città 30, sul disincentivo dell'auto privata, sulla tariffazione della sosta, poi mobilità attiva e sviluppo della ciclabilità. Il problema in Italia è proprio che non stiamo lavorando in maniera concreta, e su questo, come ha detto il sindaco in precedenza, serve la pianificazione, quindi serve indubbiamente il PUMS, il piano della generale del traffico urbano e il biciplan. Ma di nuovo, cioè, il dato conferma questa cosa, perché in Italia negli anni passati abbiamo realizzato molti percorsi ciclabili, ma non è sostanzialmente aumentato l'uso della bicicletta. Questo lo dice chiaramente, dobbiamo lavorare sulla sicurezza. Ma ridurre la velocità non vuol dire solo aumentare la sicurezza, ma vuol dire poter recuperare più spazio nelle nostre città consolidate per le altre funzioni. Più riduco la velocità, meno spazio devo dedicare all'automobile, più spazio guadagno per marciapiedi più ampi e quindi più sicuri, per il verde urbano, tanto importante per l'ombreggiamento e le temperature, specie nelle città come Siracusa, molto caldo d'estate, ma anche importante per il commercio. Abbiamo visto con la pandemia ora quanto è importante per bar e ristoranti di prendersi lo spazio esterno. È il concetto di living street, cioè oggi la strada non può essere ancora considerata l'asse di scorrimento del traffico veicolare, ma la strada è il luogo di pubblico per eccellenza, è il luogo dell'incontro, della socializzazione, è il luogo di vita della città. Per questo sostanzialmente queste sono immagini sopra di com'era prima la strada, sotto come oggi, al link che vedete lì sotto ormai si trovano decine di migliaia di immagini di questo tipo. Come vedete cambia proprio il linguaggio della progettazione, non più la strada dell'automobile, ma una strada dove l'automobile continua a passare, ma passando piano mi consente di renderla decisamente più ricca, con sedute, con verde, abbattendo le barriere architettoniche, riducendo il rumore, eccetera. Per intenderci è quello che consente oggi a Parigi di presentare il progetto delle Champs-Élysées e passare da 10 corsie veicolari a 4 senza una sola barriera, ma restituendo spazio alle persone. È quella che Gilles Peñalosa chiama redistribuzione dello spazio pubblico. Questa è una strada di Amsterdam a destra negli anni 70, a sinistra oggi. Come vedete, è stato redistribuito lo spazio pubblico a tutti gli utenti. Per intenderci, ho provato a spiegarlo con questa immagine, una delle tante strade delle nostre città. Ho evidenziato in blu e in azzurro quanto spazio è dedicato all'automobile e in rosso quanto le altre funzioni. Abbiamo bisogno di riequilibrare questo spazio per tutti gli utenti della strada. Per questo serve cambiare il modello di mobilità, il biciplano è uno degli elementi che lo consente, ma soprattutto ce lo stanno chiedendo anche i cittadini. Ora, nella post pandemia, anche se purtroppo non è ancora completamente passata, ma la ricerca europea fatta su tanti dei cittadini europei
ci dice: attenzione, oggi i cittadini chiedono più verde, più svago, meno traffico, riduzione dell'inquinamento. E quindi per progettare una città ciclabile dobbiamo lavorare sulla sicurezza stradale e ottenere più spostamenti in bicicletta. Come realizzarlo? Questo è l'esempio francese, seguito ormai da tutta Europa, eccetto sulla rete primaria, i percorsi ciclabili non dovrebbero essere necessari, è proprio il tema della ciclabilità diffusa, e quindi è questo lo schema che proponiamo nel Biciplan, ma che ci dice la nuova normativa di seguire. Quindi la messa in sicurezza delle strade, soprattutto i nodi dove avvengono la gran parte degli incidenti. Su questo sviluppo la rete importante del Biciplan, tutto il resto dovrebbe essere a 30 km orari, che consente a tutti di condividere la strada in sicurezza, soprattutto in quelle strade dove non ho spesso neanche il marciapiede, non ho lo spazio per fare la pista ciclabile. Ce lo chiede questo schema che ho fatto vedere, esattamente quello previsto dalla nuova legge sulla ciclabilità, la 2/2018, che ha un grosso cambio di paradigma che ci porta finalmente a poter realizzare ciò che si fa in Europa. La ciclovia, quindi la pista ciclabile oggi, o meglio, la ciclovia non è solo la pista ciclabile, ma può essere anche una strada a 30 km orari senza pista ciclabile. La legge la considera comunque un percorso ciclabile. Legge che ci dice chiaramente la finalità è migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana e, altro tema secondo me molto interessante, migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Cioè il Biciplan deve pensare anche alla sicurezza dei pedoni. E quindi per questo serve un biciplan sicuramente, ma come mostrato serve lavorare sulla moderazione del traffico. Rispetto a biciplan, i criteri fondamentali sono l'attrattività, cioè deve servire i principali poli attrattori di traffico della città, deve essere continuo, cioè non deve interrompersi la pista ciclabile perché non riusciva a farcela stare o c'erano dei problemi, deve essere ben riconoscibile e tema fondamentale deve la brevità. Cioè il ciclista come l'automobilista vuole andare da casa a lavoro nel più breve tempo possibile, quindi serve realizzare percorsi più possibili rettilinei e veloci. Questo schema è proprio quello che riportai sul Biciplan di Reggio Emilia, diventato esempio da cui nacque poi la bicipolitana. Elemento in più è quello di aver dato un colore, un numero a ogni ciclovia per renderlo riconoscibile. Questa è la mappa del Biciplan di Reggio Emilia, ormai i percorsi che vedete li abbiamo sostanzialmente percorsi tutti, in Reggio Emilia è arrivato quasi al 30% di uso della bicicletta. E interessante era il fatto anche di riportare poi sulla segnaletica di indirizzamento i tempi di percorrenza, le distanze, far vedere perché chi va in automobile ha poi spesso una percezione molto distorta dei tempi di percorrenza. In realtà la bicicletta, come abbiamo visto spesso, su distanze fino a 5 km è più veloce, potendolo riportare poi sulla segnaletica di indirizzamento. Questo è l'esempio del Biciplan di Bologna che abbiamo fatto assieme a Polinomia, lo faccio vedere solo proprio per spiegare lo schema che adottiamo anche per Siracusa, di cui un lavoro appena iniziato, cioè questa rete deve servire, come abbiamo visto, i principali attrattori di traffico, dalle stazioni ovviamente, i parcheggi di interscambio, le sedi universitarie, comunque le scuole principali, i servizi principali della città, l'ospedale, i parchi, lo stadio, il cimitero. Quindi bisogna verificare con questa accessibilità a 500 metri, che è l'arancione che vedete, il fatto che questa rete portante ha sostanzialmente coperto l'intero territorio. Come vedete vuol dire che con questo schema ogni cittadino bolognese ha nel raggio massimo di 500 metri, che è quello che è considerato l'attrattività di una fermata del trasporto pubblico, una ciclovia della rete portante. Il Biciplan si deve occupare anche dei servizi, tema fondamentale come disincentivo all'uso della bicicletta, oltre alla sicurezza stradale, anche il problema dei furti, e quindi prevedere un sistema di cicloparcheggi dalla velostazione ai parcheggi più piccoli a destra, che vedete che si stanno diffondendo molto, che consentono la diffusione anche nei quartieri residenziali dove manca il box, eccetera, ma sono sistemi chiusi, sicuri, dove sono sicuro di ritrovare la mia bicicletta. Questo è un tema molto importante adesso con la diffusione delle biciclette elettriche, che ovviamente costando
se non ho la sicurezza di ritrovarla quando ritorno da lavoro, tendo a non usare la bicicletta, quindi tema anche questo molto importante. Velocissimo sulla moderazione del traffico, ho fatto vedere un po' la visione, ma volevo far vedere quelle esperienze, non basta un cartello, che citiamo sempre come le migliori sulla ciclabilità e guardiamo spesso solo la pista ciclabile, ma in realtà anche l'Olanda, come vedete, al di fuori della viabilità principale, è fatta come vedete in queste immagini, con elementi che moderano le velocità di continuo, e la stessa Copenaghen, dove 1.200.000 abitanti, ormai più del 50% si muove solo in bicicletta, perché è più efficace ed è più efficiente, ma la facevo vedere anche in questo caso per come sono fatte le strade. Cioè, tranne la viabilità principale, tutte le strade sono fatte in questa maniera. È impossibile andare più forte, non c'è la pista ciclabile, perché è l'elemento che mi modera, più importante, ma lo faccio vedere per questo. Erano le 8 del mattino, questo bambino delle medie che sta andando da solo in bicicletta su quella che è sostanzialmente una corsia ciclabile, ma lo fa perché? Perché i genitori sanno che le strade di Copenaghen sono sicure in ogni punto. C'è rispetto reciproco, le strisce pedonali vengono rispettate, non c'è nessuno che supera i limiti. È per questo che hanno raggiunto questo modal split tanto importante sulla ciclabilità. Non basta la pista, serve la moderazione, e questo credo riassuma quello che ho fatto vedere finora, un'esperienza di zona 30 fatta nella capitale della Scozia con un clima decisamente peggiore del nostro, vedete 20 perché miglia, però come vedete senza realizzare un solo metro di pista ciclabile, ma lavorando solo con la moderazione delle velocità, i risultati che hanno ottenuto sull'aumento dell'uso della bicicletta, soprattutto da bambini e adolescenti, come vedete è stato molto molto importante, più di quello che stiamo riuscendo a fare nelle città italiane, realizzando solo le piste ciclabili. Questa cosa ce lo dice anche la più grande e importante federazione di ciclisti europea. Non basta la pista ciclabile, serve moderazione del traffico, disincentivo dell'auto privata, riduzione del parco auto, un po' questi elementi che ho fatto vedere, che mi sembrava importante far vedere, proprio per stimolare la discussione su quello che dovrà essere il biciclismo. Concludo con un tema secondo me importante, soprattutto per l'amministrazione, cioè come sono riusciti ad arrivare a questo livello, soprattutto come ha fatto accettare la Città 30 la moderazione delle velocità. Lavorano moltissimo sulla comunicazione, cosa che in Italia purtroppo facciamo anche in questo caso molto poco. Serve un dibattito pubblico su questi temi. Abbiamo molti argomenti per spiegare quanto sia quanto questo cambiamento riguarda tutti gli utenti della strada e non solo una delle categorie del traffico. Questo è l'esempio di Monaco, una delle città più virtuose in Germania, dove già oggi solo il 27% dei cittadini usa l'automobile, mette 10 milioni di euro per la ciclabilità, un quarto, che sembra tantissimo, 2 milioni e mezzo, viene messo in comunicazione. Hanno capito che anche il più bel progetto, se non viene spiegato, se non viene raccontato, se non si spiegano i vantaggi che porta la collettività, non viene capito e spesso rifiutato. Sembra una cifra enorme, ma per il biciplan di Bologna avevamo provato a vedere un po' le amministrazioni più virtuose, quanto spendono in comunicazione, e come vedete in realtà Monaco, che è quella che spende di più, in realtà spende 1,70 euro cittadino all'anno, quindi non è una cifra così grande, ma invece un tema fondamentale. Mi sembra carino far vedere questo video, che è andato da anni sulle TV spagnole principali, come se fosse la Rai. Tutti i giorni lo stesso giorno, è ora di cambiare, proviamo a spostarci in bicicletta, a piedi o col trasporto pubblico, e usiamo l'auto proprio solo quando ci serve. È uno degli elementi anche questo, però abbiamo visto la Spagna in Italia ha completamente cambiato approccio sulla mobilità, specie per quanto riguarda le zone 30.
questa è Elisa Bonalomi, la madrina della moderazione del traffico francese che incontrai alla mia tesi 20 anni fa, e già lei ci diceva: attenzione, la gente non sa cos'è una zona 30, non sa quali sono i vantaggi, e quindi serve raccontarlo, serve fare degli incontri, delle sperimentazioni, creare una nuova cultura del traffico, e quindi raccontare cos'è una zona 30, far vedere come cambia la visibilità in automobile a seconda delle velocità, far vedere che a 30 all'ora vuol dire dimezzare i tempi di arresto dell'automobile in città consolidate come le nostre, specie nei quartieri residenziali, molto importante. Raccontare, come ci dicono tutti gli studi, che i pericoli del traffico frenano lo sviluppo dei bambini. Ormai un bambino su 10 in Italia obeso, uno su 5 è sovrappeso, cioè la sedentarietà poi porta dei problemi di salute e dei costi, ovviamente. Eppure anche qui raccontiamo gli studi che esistono. Questo è uno studio danese fatto su 20.000 studenti tra i 5 e i 19 anni, sono riusciti a dimostrare che chi va a piedi in bicicletta a scuola dimostra maggiore capacità di apprendimento. Questo è un tema importante per convincere i genitori a provare a cambiare il modo di accompagnare i propri figli a scuola, far vedere che migliora la qualità dello spazio pubblico, favorisce lo sviluppo della personalità, altro tema, la rivalutazione delle proprietà immobiliari, far vedere con le esperienze i dati come si riduce l'incidentalità, ma soprattutto uscire da quella scontro tra utenti che piace molto alla stampa ogni volta che realizzo una pista ciclabile o tolgo un parcheggio, sembra sempre un conflitto tra i cittadini. In realtà la città del 30 non è una misura contro l'automobile, bensì a favore della convivenza, della qualità delle nostre città, per città che siano realmente vivibili, sane, resilienti, inclusive. Cioè, pensiamo a una città che sia bella e vivibile, accessibile per tutti. E quindi un'occasione di parlare a tutti i miei cittadini, indipendentemente dal veicolo che utilizzano per muoversi sulle strade, perché la strada è di tutti, a partire dal più fragile, che è il claim della Fondazione Michele Scarponi, che mi sembra sempre importante. Vi ringrazio dell'ascolto.